Non più d'usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede ai tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi premo alle membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti, a torte offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo, del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante, che merte sol, versi tartare i chiostri, un falso traditor volga le piante, e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto le spoglie dei più orrendi mostri. Ogni patto aborrisco. Troppo infiamma mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai s'al nuovo campo ascendi, s'al tuo folle vantarsi all'opre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue stragi apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sia frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole ormai, vo vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi. E con la disfida di Buratto abbiamo voluto iniziare questa nostra puntata di Caffè Bollente, la penultima di questa serie, perché dobbiamo entrare in clima di giostra. Si chiama infatti disfida di Buratto anche questa puntata. Mancano ormai pochi giorni, anche se guardando fuori e sentendo la temperatura non potrebbe dire ma come d'inverno parlate di giostra. In realtà i giorni che mancano alla manifestazione sono davvero pochissimi, anche se per ora dal punto di vista meteorologico non si direbbe. È una giostra che si presenta anche all'insegna di tante novità, delle quali parleremo questa sera con i nostri ospiti. Prima di presentarli però, visto che abbiamo potuto ascoltare come sempre la consueta maestria di Gianfrancesco Chiericoni, consentitemi anche di fare le condoglianze per il lutto familiare che lo ha colpito con la scomparsa del fratello. Questo messaggio, diciamo così, gli arriva, e anche volerlo proporre questa sera la sua immagine era anche proprio un modo per essergli vicino. E allora, dicevo, ci sono delle novità nella giostra di quest'anno. Cominciamo quindi con il nuovo rettore di Porta del Foro, Sandro Sganappa, che è qui con noi questa sera, il neo assessore con delega alla giostra, Francesco Romizzi. Buonasera. Giorgio Marmorini, che ci aiuterà ad introdurre queste novità, una delle quali è al suo fianco, cioè Andrea Lanzi, che commenterà la giostra per Teletura proprio assieme a Giorgio Marmorini, quindi, buonasera, e assieme a me ovviamente, e quindi insomma credo che ci sarà da divertirsi. Tra l'altro do subito un annuncio importante: quest'anno Teletura seguirà non soltanto, come ormai d'abitudine, in diretta la manifestazione e la prova generale, ma avremo a partire dal sabato una diretta di un'ora e mezzo dalle 21:30 alle 23 anche delle prove, quindi ci sarà anche la possibilità di avere un ampia informazione e anche accendere un po' il dibattito anche nei giorni precedenti la manifestazione. Saluto e do il benvenuto a Piero Rossi. Buonasera. Piero, e tra poco sentiremo sibilare i suoi sassi alla piccionaia. Però Piero, una curiosità che ho subito: qual è il tuo rapporto con la giostra del Saracino? Ma la giostra del Saracino è come il calcio: io a 14 anni ho avuto un crollo verticale in tutti i due campi. Fino a 14 anni comunque abitavo in via della Palestra, che è la sede del Porta del Foro, e dicevo prima che ho avuto in camera mia tutte le lance di Porta del Foro in epoche dove usava a rubare le lance ai quartieri opposti. Dopodiché l'ho sempre seguito in televisione, ma non dando molta emoglobina alla giostra. Le avevi in custodia, però non è che le avevi rubate, perché hai detto nel periodo in cui usava a rubarle poteva sembrare che... No, ero molto piccolo a quei tempi. E allora questa nostra terza striscia la dedichiamo alla nostra piccionaia loft di Piero Rossi. Piero, a te la parola. Buonasera a tutti, siamo sempre qua nella piccionaria loft con attrezzature dello spazio libero della vulcanica, gli è piaciuto questo aggettivo, Laura Carli. Siamo giustamente caffeinati dal coffee o'clock, e circa caffeina e cappuccini, proprio oggi ho avuto un'inefficienza
che mi pone ai massimi vertici di questo settore, del cappuccino, del caffè, però è uno scoop per l'ultima puntata. Ok. Ho un paio di domande per l'assessore Romizzi, potrei dargli del tu da avendolo visto in giovane età, in forma giovane, ma onorando la sua carica e tenendo le distanze, gli darò del lei. E inauguro un nuovo modo di fare le domande. Assessore, cosa pensa che io le voglia domandare, lei che mi conosce? Rispondo subito. No, dimmi la domanda, poi ti dico se è quella. Che mi potresti chiedere, Piero? Non lo so, io ti do del tu, dammi del tu anche te, non lo so. Sei furbo, perché tu lo sai quello che devo mandarti. Comunque quella che pensi te la faccio un'altra volta. Sto in tema di Saracino e ho due domande appunto su due giochi, uno ludico che è il Saracino e un altro che è meno ludico e falsamente ludico. Quella del Saracino, la sua delega sembra mettere dei puntini sulle i, che non dice delega alla giostra del Saracino, ma il coordinamento delle attività della giostra del Saracino e dei quartieri. Mi sembra un mettere dei puntini sulle i che voglia escludere una parte che è la promozione della giostra del Saracino. Una parte che io giudico estremamente importante e che la città sembra viverla, fino ad oggi l'ha vissuta come un qualcosa di nostro, ce lo giochiamo noi, ce lo vinciamo noi, non disturbateci, e turisti non fregateci i biglietti perché dobbiamo riempire la piazza noi, la piazza la riempiamo, ogni volta risultati di incasso esaltanti e quindi sembra che tutto sia ok. In realtà la giostra entra in un triangolo di Bermude fatto da giostra, polifonico e antiquaria. Questi tre nostri tesoretti non sono stati mai, e dico mai, in grassetto fonte 150 pixel, mai promossi al mondo esterno. La domanda è: a chi compete la promozione della giostra? La promozione della giostra compete al comune tutto, ovviamente, ma compete, devi sapere Piero, che l'ufficio giostra, quindi a livello tecnico, è esattamente coincidente con l'ufficio turismo, e quindi molti dei dipendenti dell'ufficio giostra lavorano anche nella promozione turistica, e quindi almeno a livello tecnico la coincidenza tra la giostra e il turismo c'è. Dal punto di vista politico, e questo non riguarda solo la giostra tra le mie deleghe, riguarda anche lo sport, perché anche lo sport è un grandissimo volano di turismo nella città, e quindi per quanto riguarda la giostra e il turismo, io ho già incontrato la scorsa settimana il neo assessore al turismo Macri, e stiamo mettendo a punto insieme ai tecnici alcuni progetti che per il prossimo anno, ovviamente, perché ormai le edizioni, una è tra pochi giorni, l'altra è a settembre, possano provare a promuovere al di fuori, diciamo, di Arezzo, sempre di più al di fuori di Arezzo, la giostra. La prima cosa che ho fatto 15 giorni dopo essere diventato assessore è stato quello di portare nel CDA dell'istituzione giostra un progetto a costo zero di rifacimento del sito internet della giostra del Saracino. Quindi da settembre, probabilmente tempi tecnici permettendo, noi avremo un sito internet della giostra del Saracino, dell'istituzione giostra, completamente nuovo, in italiano e in inglese, poi magari proveremo anche altre lingue, ma questa è stata la prima cosa. Ho trovato un volontario esperto ovviamente di questo tema, che si è reso disponibile, perché amante della giostra, di rifare il sito a costo zero. Quindi non ho capito, chi è il maestro di campo della promozione della giostra? Siete in due in un cavallo? Chi è che comanda? Siamo in due, intanto siamo in nove in un cavallo, semmai, perché comunque la giostra è la manifestazione. Ci vuole uno che decide. La giostra non è la manifestazione del Romizzi, la giostra è la manifestazione del più importante della città di Arezzo, del comune di Arezzo e quindi di tutti. Decidiamo in due, decidiamo insieme, io e l'assessore al turismo. Due maestri di campo. C'è maestro e vice, ci sono anche in piazza, però c'è il vice, qui invece sono due. Due maestri di campo, speriamo bene, perché in genere sono per uno che comanda. Però il progetto a costo zero, devi dire che sei contento. Bisogna che vedere poi come è fatto, ma che ci sei, ci sarebbe anche quello della Fiera Antiquaria, che fermo 5-6 anni fa. Ne parlerò con l'assessore competente. Intanto io sistemo il sito della giostra. Io insieme a questa persona sistemiamo il sito della giostra. Delle tre perle di Arezzo, i tre siti sono in stato comatoso. Non?
Se uno deve decidere dal sito, non viene ad Arezzo. La seconda domanda è un gioco meno ludico, anche se non è a tema di Saracino, ma è la mia giostra che sto conducendo in questi tempi, e parlo di quello che è stato l'episodio di cui ci ho scritto anche 3 articoli per quello che riguarda il mini casinò di Piazza Guido Monaco. Non posso farne a meno parlarne, mi scuseranno gli amici del Saracino, però l'assessore è un'occasione ghiotta che va cucinata. Ecco, lui è ghiotta in quanto Romizzi è stato ex presidente dell'ARCI, che l'ARCI è sempre stata un'associazione che ha fatto carovane per la mafia, striscioni, cortei, comizi, picchetti alla Casa di Gelli, insomma tutto quello che era di protesta è stato fatto. E Roberto Saviano da Santoro ha ben spiegato quali sono il discorso della mafia, che praticamente ha trovato un sistema di lavanderia totalmente legale, non solo lava i soldi, poi ci fa i soldi con le macchinette, poi ci fa soldi con l'usura del prestare i soldi a chi gioca le macchinette. Praticamente è una catena di smontaggio dell'Italia e succhia l'ultima emoglobina del sangue degli italiani. L'altro aspetto è stato spiegato da un deputato di 5 Stelle in Parlamento l'altro giorno, se ne parla poco perché 5 Stelle fanno effetto soltanto quando gli si vogliono porre in ridicolo, ma ha fatto un intervento, un'interrogazione in Parlamento in cui ha spiegato, amplificando il discorso delle Iene, ha spiegato come ci sia una forte collusione, partecipazione addirittura. Il presidente Letta ha ricevuto 15.000 euro sulla sua fondazione da una società coinvolta nelle licenze del gioco d'azzardo in Italia. Ora, detto tutto questo, lei ha la delega ai giovani, ha la delega alla legalità. Io ho lanciato un'idea che per poter far qualcosa di questo, che non è certamente quello che poi nell'immediato è stato fatto, che era fare un largo tavolo di discussione, guardia di finanza, controlli, il CERT che sta facendo un corso ai negozianti per un gioco consapevole, ma mi ci viene da ridere. Ma io l'idea che avevo lanciato era quello di una class action da parte del Comune contro lo Stato, perché dato che il Parlamento è inaffidabile a voler partorire una soluzione, credo che l'unico bazooka da lanciare sia una class action. Ecco, assessore, dalla protesta dell'ARCI ora nella stanza dei bottoni, ora potrebbe fare qualcosa, ha le deleghe, cioè non vorrei che passasse come una cosa di routine, cosa intende fare? Allora, dalla protesta dell'ARCI ho mantenuto alcune cose, perché venerdì c'era la carovana antimafie, l'ARCI, la CISL, Libera e il Comune di Arezzo rappresentato da me, eravamo di fronte a dove dovrebbe sorgere questo nuovo luogo contro quell'apertura. Rispondo alla tua domanda, Piero, sì ho capito benissimo. Articolo 86 del testo unico degli enti locali prevede, non dà la possibilità ai comuni di poter rilasciare le licenze su questo. Per le cosiddette macchinette VLT. Per le macchinette VLT la competenza è delle questure. Quindi okay. Il Comune di Arezzo quello che ha potuto fare, e lo voglio dire, lo ha fatto, cioè non ha dato la licenza a chi aprirà questa sala giochi, a chi vorrebbe aprire questa sala giochi, di aprire un bar là dentro. Quindi un bar là dentro, che è la licenza che rilascia il Comune, non è stata data. Seconda questione, abbiamo fatto tutti insieme, stanno predisponendo tutto il Consiglio Comunale, un atto di indirizzo unanime, destra e sinistra insieme, per chiedere ai parlamentari di attivarsi il prima possibile per legiferare in questo senso. Terza questione, i comuni, Comune di Firenze per esempio, che hanno fatto un regolamento che non prevede l'apertura di queste sale giochi nel centro storico oppure lontano dalle scuole, sono tutti regolamenti che sono stati impugnati di fronte al TAR. Appunto. E il TAR ha dato ragione a chi li ha impugnati e non ai comuni, perché c'è una legge nazionale che purtroppo infatti non permette. L'idea che tu lanci, che avevo letto anche su internet qualche settimana fa, è un'idea
che a me convince, cercherò di esplorare, bazooka, cercherò di esplorare la fattibilità di questa operazione, perché a quanto mi risulta, ma non sono perfettamente informato, l'istituto della class action, che fu inventato in Italia, perché in America esiste da tempo, in Italia pochi anni fa, credo che sia stato depotenziato negli ultimi anni, però cercherò di capire, e lo prendo pubblicamente questo impegno, se la proposta che tu fai è fattibile. Se è fattibile, io sarò il primo a portarla avanti, perché condivido tutto quello che dici. Mezza giornata, poco più, ti può dire sì o no, è l'unica medicina per il gioco d'azzardo. Bene. Ok. Questo era avrei una per Lanzi, posso? Però devi ritornare in ambito di giostra. Eh? Assolutamente. Vai. Dunque, ma non perché ora la cosa era interessantissima. No, era un po' ghiotta, perché mi scoccia che un problema così grave venga così surclassato. La giostra è importante, ma le famiglie di Arezzo sono... Giustissimo. Prego? Io non l'ho surclassato, da presidente dell'ARCI l'ho tolto da tutti i circoli. 125. Sì, sì, ma va bene, però voglio dire, non è il momento dei simbolismi, è il momento del fare. Circoli, del fare. Fai la domanda. Per Lanzi ho letto, ho seguito il suo tentativo di spending review, perché si dice review, non review, tanto per essere precisi, in cui lui in un modo molto elegante l'ha trasformato in un pro equino, cioè ha detto, dice... perché non togliamo tutti i biglietti agevolati ai vari strati degli uffici comunali, perché i nostri equini, i cavalli, hanno bisogno di un certo non so che, per cui si potrebbe tagliare tutti questi biglietti e avere più denaro a disposizione, diciamo, per la giostra. È stata una forma elegante nella sua doppia veste di consigliere comunale e di uomo di giostra, ha unito l'utile al dilettevole. Volevo sapere come è andata a finire questa questione del togliere i biglietti di favore a vari strati degli uffici comunali. Allora, intanto precisiamo, quest'anno, per far quadrare il bilancio dell'ente giostra, è stato fatto, diciamo, sì, dell'istituzione giostra, è stato, diciamo, siamo ritornati a quando alcuni anni fa i quartieri, diciamo, noleggiavano in proprio i cavalli per la sfilata. E questo, diciamo, è la sensibilità, ancora una volta, dei quartieri, che, insomma, viene incontro alla manifestazione. Allora, siccome io, essendo un consigliere comunale, so benissimo che i biglietti, per esempio, a disposizione dei consiglieri ci sono, ma sono giustamente, e lo voglio rimarcare, giustamente a pagamento, penso che chi è attore principale della giostra del Saracino debba fare questo sforzo. Insomma, io ho chiesto che la giunta e coloro che sono, diciamo, del comune di Arezzo, quindi non sono invitati perché sono i primi attori, possano usufruire della, diciamo, della possibilità di prendere il biglietto, però pagando. Si libererebbe delle risorse e possono essere restituite ai quartieri per il noleggio dei cavalli. C'è stata risposta? Non c'è stata, cioè c'è stata risposta, era un'interrogazione comunale, c'è stato, diciamo, più che una risposta, era una raccomandazione che io facevo. L'assessore sa benissimo, se ne è parlato anche in questi giorni, che verrà presa in considerazione, e più che altro l'interessante era fare anche un po' il punto della situazione. Cioè, in queste cose ci vuole trasparenza. È giusto invitare le autorità, è giusto invitare tutti, però è anche giusto che chi ha ruoli particolari faccia questo sforzo. Io almeno la penso così. Vabbè. Tra l'altro è anche una questione che era stata sollevata anche diversi anni fa, quando i consiglieri comunali avevano ancora il biglietto gratuito, sì. No? Fu tolto proprio con questa, messo a disposizione, però nel 90 io feci parte con Caporali di una commissione, sono tre quelli che hanno diritto ad avere il biglietto maggio in piazza, tutto il resto allora venne detto, ma poi dopo con il tempo le cose vengono rimangiate tutte, tutto il resto dovrebbe essere al servizio di un qualcosa, quindi il comune dovrebbe avere una sua fetta, secondo me, che acquista, perché è l'istituzione che fa la cosa e che la gestisce
in ottica di sviluppo. Poi quelle che sono le figure, l'assessore, il consigliere, che dovrebbero avere il diritto a acquistare il biglietto. Ma oggi sono gratuiti? Ma oggi, se noi andiamo a scavare su queste situazioni, ci accorgiamo che anche la giostra fa parte di quel malcostume che è l'Italia, dove ci sono tutta una serie di cose che non vanno bene. La promozione della giostra si fa anche con i biglietti. Le persone che vengono alla manifestazione dovrebbero essere anche delle persone che si cerca di portare dentro. Io ho fatto sempre l'esempio, ma noi perché non abbiamo mai portato un appassionato di cavalli come Sting, che è qui a Figline, alla giostra del Saracino? Cioè, ci sono tutta una serie di cose, però nella giostra, ora io sarebbe un discorso lungo allacciarsi a quello che ha detto l'assessore, però qui c'è un concetto che va capito e va cambiato. La manifestazione per un certo periodo è stato bene che sia un qualcosa dei quartieri. Oggi la situazione della città, l'andamento di quelle che è l'economia e le sinergie che è necessario trovare fra le varie componenti, giostra, fiera dell'antiquariato, polifonico, eccetera, necessitano di un coordinamento diretto e forte del comune. Tant'è che noi siamo in un'istituzione presieduta da Agnolucci, che ha presieduto una commissione che diceva che si doveva andare in un altro modello. Ora qui si aprirebbe un discorso enorme, però la giostra dei quartieri non va più bene oggi. Ecco, i quartieri sono i protagonisti, ma la giostra deve essere della città, se no non ci si può investire e non si può fare promozione. È un discorso molto molto difficile, ma andrà affrontato. Il ragionamento che facevamo prima, no? Sull'importanza del ruolo dei quartieri, però sul fatto che non deve sostituire quello delle istituzioni. Adesso andiamo in pubblicità, poi l'assessore Romizzi ovviamente può replicare. Allora, ci eravamo lasciati su questo argomento anche relativo in generale ovviamente alla promozione e alla gestione della giostra, ma in particolare sui biglietti, sul quale l'assessore Romizzi voleva fare una precisazione. Sì, no, volevo semplicemente dire, come ho detto a lui personalmente, che sono sostanzialmente d'accordo con l'interrogazione presentata da Andrea Lanzi come qualità di consigliere comunale, tra l'altro una settimana dopo la mia nomina, quindi non sono nemmeno intervenuto perché non ero a conoscenza della questione. Al momento, quindi io sono d'accordo con lui, per la giostra di settembre, dal mio punto di vista dovremo rivedere le gratuità per la giostra. Per quanto riguarda lo stato attuale, al momento la gratuità spetta a un rappresentante per ogni istituzione, quindi il questore, il prefetto, il presidente della provincia, il sindaco e tutti gli assessori del Comune di Arezzo, e io ho già detto che sono non disponibile, più che d'accordo a pagarmi il biglietto, però il fatto che ogni istituzione, dal Comune alla Questura, abbia possibilità di entrare alla giostra e di stare nella tribuna d'onore, per quanto mi riguarda è giusto, avviene dovunque, avviene in ogni manifestazione, dal derby Roma-Lazio all'Olimpico a qualunque manifestazione, che ci sia la possibilità in una tribuna d'onore per una carica per ogni istituzione. Per quanto riguarda gli assessori, io sono d'accordissimo, non solo io, tutti gli assessori, per quanto mi riguarda, del Comune se lo devono pagare, quindi rivediamo le gratuità nell'ottica indicata da Andrea Lanzi, sono d'accordo. Certo, anche se io ricordo invece di aver scritto un articolo quando appunto fu proposta e poi decisa la mancata gratuità dell'assegnazione di biglietto gratuito dei consiglieri comunali, io ero contrario, pensate un po', perché secondo me nel giorno della giostra la città si deve specchiare nei suoi rappresentanti, li deve vedere. Siccome la giostra la vedono tutti, uno ha la possibilità di vedere anche, no, chi ha scelto, chi lo rappresenta, chi lo governa. Insomma, secondo me in qualche modo era anche un momento, come dire, sì, una somma, no, un riassunto. È vero quello che dice Andrea. Una volta, io me lo posso pagarmelo da me il biglietto, io vado in tribunale e me lo pago. Cioè, io stessa cosa ai consiglieri comunali, cioè, mi sembra più che giusto. L'unico, uno per istituzione, il resto dei rappresentanti cittadini se lo pagano, perché non è un problema per me pagare il biglietto in tribuna alla giostra del Saracino, non è un problema credo nemmeno per gran parte dei consiglieri, quindi è un criterio anche per rispondere a dell'antipolitica becera con delle azioni minime ma giuste. Ma concrete, certo. Piero Rossi lo vedo stimolato dalla giostra in maniera che mi sorprende. Ecco. No, dato che siamo in tema di rinnovamento, nuovi rettori, nuovo regista, nuovo vivere di giostra, da uomo di marketing mi viene un'idea da offrirgli. Ci provai due sindaci fa, mi andò male perché il sindaco disse: ma sono molto conservatori, non ci penso nemmeno a fare quello che dirò. Mi viene in mente che sarebbe Ricci? No, quello dopo.
Allora un sindaco. Sì, vabbè, ho fatto per creare un po' di confusione. No, faccio, no, faccio sai perché? Perché Paolo Ricci vuole... Sì, ecco, lui, ecco, Paolo Ricci allora, voleva entrare a cavallo come sindaco in piazza, quindi lui sì che era beh, un innovatore. E se l'è presa non male. Era, non era sì, male. No, la, l'idea mia era questa. Negli Stati Uniti, quando c'è grandi eventi nazionali, c'è un momento in cui un personaggio, che può essere un cantante, un attore, ma anche una persona qualsiasi, entra in campo e canta l'inno nazionale. Ora, a quei tempi, quando feci la proposta a quel sindaco, era in vita Lucio Dalla, dico, ma perché non si chiamiamo Lucio Dalla, chiamare a, a cantare Piazza Grande, non tutta, magari intonarla, e facendogli un opportuno film, dico, con Dalla si promuove gratuitamente su YouTube la giostra del Saracino. Ora, morto Dalla, nella disgrazia ci può essere l'opportunità, perché a un tiro di schioppo Sting sta qui vicino, è un amante dei cavalli, lo fai entrare a cavallo, gli fai cantare l'inno della giostra in, in italiano, e cioè lo registri, lo metti su YouTube e diventa uno spot per la giostra mondiale. Però questo posso dire che non sarebbe a costo zero. In genere tu porti sempre delle idee a costo zero. Delle volte, questa mi sembra che ma sarebbe. Sting, io sono convinto, come sono convinto di. Sting è prezzo zero, perché c'ha molti amici che lo potrebbero convincere. Io credo nella generosità di questa gente. Molti amici nel mondo dei cavalli, dici? Sì. No, no, ci fu anche Patti Smith che fece il concerto dentro Piazza San Francesco. È stata un'occasione mirabile persa da Arezzo, che se anche Patti Smith avesse chiesto dei soldi, ma sono convinto che non l'avrebbe chiesto, aver filmato quel concerto dentro San Francesco con Piero e Francesca dietro sarebbe stato una cosa, il miglior spot di Arezzo, anche aver dovuto pagare, non so, 30, 40, 50 mila. Quindi quella di Giostra potrebbe essere un 2-3 minuti di un grande personaggio nazionale, cantante o non, che, la, che canta l'inno di Giostra del Saracino. No, questo potrebbe essere sicuramente, se fosse possibile, un'idea, che anche se nella sacralità andrebbe messo prima del colpo di mortaio. No, prima del colpo prima, di mortaio, che dopo prima. Il colpo di mortaio, dico noi conservatori della giostra, non si conosce nessuno. Però voglio dire, bisogna che anche la, lo zoccolo duro della giostra, se veramente prima vedevo che annuivano nella promozione della giostra, non si immaginano di promuoverlo soltanto con uno spot. Queste idee intrusive, che poi non sono tante intrusive, sono le migliori a costo zero che possono portare molto. Comunque, posso dire una cosa? Sì. Scusa, perché... Cioè, sfatiamo questa cosa, che è la giostra che deve essere promossa, non è la giostra, è la città che deve essere promossa, sì, sì. E deve sfruttare, diciamo, le manifestazioni principali. Ora, io mi permetto di dire che io su queste cose sono un pochino, diciamo, campanilista, nel senso che mi piace, sono un amante della giostra e sono innamorato della città di Arezzo. Però i quartieri e il mondo giostresco ha fatto passi da gigante in questi anni. Chi è rimasto fermo forse sono altre situazioni della città, cioè il famoso gruppo dirigente, che non è solo la politica della città, dovrebbe, fra virgolette, sfruttare di più la giostra del Saracino. E questo non è un male del mondo della giostra, è un problema della città. Cioè, altre città, vogliamo prendere per esempio Ascoli. Ascoli investe molto sulla Quintana e durante quei famosi tempi morti alla RAI fanno vedere tutte le eccellenze del territorio, tutti i monumenti, tutte le, diciamo, le peculiarità del, che offre. Quindi, e non fanno vedere però chi vince la Quintana. Magari non fanno vedere neanche quindi, chi vince quindi la Quintana. Quindi Lanzi è d'accordo con un'idea, no, tipo... Non sono d'accordo, perché la giostra, cioè la giostra, non si può modificare la giostra. Ma prima del colpo di mortaio non è. Ma giostra. Prima del colpo di mortaio. Allora, parliamoci chiaro, c'era anche chi voleva portare il maxi schermo durante i mondiali. Io mi permetto di dire che sono stato uno di quelli che si è opposto vivacemente a questa cosa e ebbi ragione. Perché la piazza era piena, mi sembra che erano i mondiali del 2006, sì, del Berlino. 2006, la piazza era piena perché l'aretino, se c'ha da scegliere fra la giostra e il calcio, sceglie la giostra. Sì, però giusto.
bisogna decidere in pubblicità, però. Ok, quindi bisogna decidere se la giostra è dei quartieri o della città. Questo questo l'abbiamo già detto più volte. Se è della città, la giostra è della città, però la si può fare perché ci sono i quartieri. Questi sono due aspetti che non possono essere scisi. Pubblicità.